Dopo la sfiducia dei 10 consiglieri comunali avvenuta nel mese di aprile e a distanza di un mese dall'episodio, abbiamo incontrato l'ex primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola, che ai nostri microfoni, nonostante tutto, appare sereno e tranquillo. Ma diciamo che è chiaro che il primo sentimento, dopo tanti anni insomma, di politica, dopo tanti anni di battaglie, stare fermo ai box, lascia un pizzico di tristezza, perché poi la campagna elettorale è anche un momento bello, se uno lo sa vivere nella maniera giusta, come andando d'incontro, di stare con le persone, quindi sicuramente è anche entusiasmante. Per quel che mi riguarda però, a parte questo, sono riuscito a recuperare un po' di serenità, a riappropriarmi della mia vita, perché poi veramente quando uno fa l'amministratore, da come l'ho fatto io, ha cercato di dare tutto se stesso e quindi ha tolto tempo naturalmente alla vita privata, al lavoro, insomma, quindi oggi sto cercando di ricostruire la mia vita e sono contento insomma di aver fatto questa scelta. Per l'ex sindaco la campagna elettorale non è ancora entrata nel vivo della competizione e presenta, a suo parere, delle anomalie. Per quel che riguarda la campagna elettorale, sì, sicuramente ha delle anomalie rispetto al passato, una battaglia che credo ancora non sia entrata nel vivo, perché per il momento ancora non ho visto quel fervore che sicuramente ci sarà nei prossimi giorni. Insomma, la vivremo da spettatore, insomma, con disponibilità insomma di seguirla con attenzione, perché come tutti i cittadini dovremo insieme scegliere il futuro di Agropoli per i prossimi 5 anni, quindi anche io seguirò insomma questa campagna elettorale per scegliere il miglior candidato possibile. Previsione si è fatto l'ex sindaco della città di Agropoli Adamo Coppola per quanto riguarda la vittoria? Ma è chiaro che ci sta un candidato che ha probabilmente più liste e quindi parte più forte rispetto a quello che è la competizione che è in corso. Però mi auguro veramente che invece sia battagliata questa campagna, perché più c'è competizione, ecco, se la vogliamo guardare dall'aspetto positivo, più c'è sprint, più c'è voglia di fare, quindi voglio affidare a questi sentimenti positivi e non quelli negativi, quelli della campagna elettorale, quindi più c'è competizione meglio è, mi auguro che ci sia al meglio delle possibilità, così ognuno dei candidati darà il meglio di sé e mi auguro il meglio di sé per i prossimi 5 anni. Previsione oggi è ancora difficile farne, magari ci aggiorniamo una settimana dal voto, dove magari avremo capito meglio come gli indirizzi e come sarà andata per i candidati e cosa comincerà a pensare la gente, che vedo però in parte anche abbastanza attenta a quello che accade. Coppola poi si sofferma anche su quale sarà il suo futuro politico. Futuro politico, per il momento non c'è futuro politico, nel senso che ho tante altre cose da fare e mi dedicherò a quelle, poi non lo so, in futuro, così come all'improvviso ho cominciato tanti anni fa, senza pensare di avere l'onore di fare il sindaco di Agropoli, che è stata già una grande cosa, quindi sono già molto felice di quello che ho fatto e dei risultati che ho raggiunto, e poi no, tifo in particolare per nessuno, no, mi auguro veramente che vinca il migliore.